Ciao a tutti, ciao Romu. Oggi ho deciso, avendo un'oretta libera, di portarti a vedere la Gavardina. La mia idea è quella di arrivare da Bricoman in macchina. Se vuoi la macchina la parcheggi lì al Bricoman, oppure se vuoi puoi parcheggiare qui e parti dalla Gavardina da qui. Qui sei fuori dal traffico, fuori da tutto, sei davanti a una casa, quindi difficilmente vengono a romperti il vetro della macchina. E poi parcheggiando qui parti, fai la Gavardina da questa parte. Adesso la facciamo insieme, andiamo. Sono le 18:30, stiamo viaggiando a 20 all'ora circa e vediamo quanto tempo impieghiamo ad arrivare a Gavardo. Una delle prime cose che si notano sulla Gavardina è questo grandissimo stabilimento gigantesco. Proseguendo sempre sulla sinistra troviamo il vecchio caseificio Medeghini. Anche questo era un colosso industriale, dava lavoro a tantissima gente. Ora incrociamo la strada che da Mazzano porta a Molinetto e imbocchiamo la Gavardina. Qui c'è il cancello aperto, nel caso fosse chiuso puoi passare in parte oppure andare a sinistra e girare intorno al complesso di case che poi ti ricollega a questa strada tramite questo ponticello in legno. Attenzione perché se è bagnato è come andare sul sapone. Aumentiamo un po' l'andatura, guardiamo se riusciamo a stare intorno ai 25 km orari intendo. Sulla destra abbiamo la tangenziale che porta a Salò, a quest'ora molto battuta da gente che esce dalla città e torna verso casa probabilmente. Stiamo viaggiando 25 km orari circa e volevo farti vedere le colline di Serre che si vedono da questa parte. Oggi la giornata è anche fortunata, nel senso che c'è poca foschia. Ok, siamo arrivati a Prevalle. Volevo farti vedere anche questo mulino caratteristico. A te non sembra, ma sappi che qui siamo in un falso piano in salita. Praticamente questa ciclabile continua a salire leggermente e ti abbassa un po' la media se tu vuoi fare velocità, ecco. Ma non è il nostro caso, vero Romu? Per questa ciclabile che ha avuto un enorme successo negli anni, ormai sono decine d'anni che esiste, e abbiamo raggiunto l'incrocio con Prevalle. Adesso ci fermiamo e via. Ok, siamo entrati nel territorio di Gavardo. Niente di molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima. Continua il solito traffico abbastanza intenso. Ok, avvicinandoti a Gavardo, questo è il paesaggio che ti trovi davanti. Anche questo secondo me è abbastanza caratteristico. Ora potremmo scendere o salire. Consiglio di scendere perché in bicicletta non è autorizzato il percorso. Il primo tratto di ciclabile finisce qui. Vi faccio una panoramica del posto. Allora ti faccio vedere un'alternativa alla Gavardina per tornare a casa con un piccolo strappettino. Decidi tu se vuoi farlo o evitarlo. Se lo vuoi evitare devi ritornare da dove siamo venuti. Andiamo.
avviciniamoci al centro di Gavardo. Ok, questa è via Fornaci, è la stessa strada che si prende nel caso tu voglia fare la salita di Tesio. Qui a destra la salita di Tesio, noi invece proseguiamo dritti. Anche qui posso farti una panoramica del posto. Anche qui possiamo dare un'occhiata al paesaggio che stiamo attraversando. Praticamente seguiamo per l'insegna agricola San Carlo. Ecco la salita. La salita è tutta lì e non c'è altro. Ok, abbiamo raggiunto l'azienda agricola. Dobbiamo salire ancora 50 metri e seguiamo un po' la strada principale. Anche questa è una zona molto caratteristica, come vedi, a parte qualche piccolo metro è tutta asfaltata, quindi anche il giorno dopo che piove la puoi percorrere senza sporcarti troppo. Ah, sono le 19.010. Vuol dire che la Gavardina a 25 all'ora di media la fa in mezz'ora. Curioso questo campo, che una volta aveva un allevamento di polli e adesso è diventato una distesa immensa di pannelli solari. Facciamo questo piccolo strappettino, stiamo parlando di un cavalcavia, niente di più. Strappettino seguito da discesa speculare. Guarda questa villetta in particolare, molto caratteristica. Guarda anche questa casetta, molto particolare anche questa. Adesso incrociamo la salita che va a Paitone. Noi proseguiremo dritti. Ciao. Ok, siamo finiti nel centro di paese di Paitone. Attraversiamo una parte storica e qui, proseguendo sempre dritto, ti allacci alla Gavardina. Noi però ci facciamo ancora uno strappettino, quindi lasciamo un Paitone, entriamo in un volento, attraversiamo la rotonda che ci porta su a Serre tramite la nuova strada e adesso giriamo a destra per prendere la vecchia strada che ci portava a Serre. Per la cronaca, questa strada a un certo punto viene interrotta, noi però la lasceremo per entrare in quello che è Nuvolera. La fortuna dei residenti è che ora non si vedono più attraversare quei grossi camion che trasportavano marmo. Ok, lasciamo la strada che va a Serre, la strada vecchia, e prendiamo in direzione di Nuvolera. Vi voglio far vedere uno scorcio di quello che si vede da queste parti. Ci siamo lasciati le spalle Nuvolento e siamo dentro Nuvolera, attraversando strade poco frequentate. Le macchine spesso non ci sentono e non ci vedono arrivare, quindi mi raccomando la massima prudenza, anche se abbiamo una precedenza, soprattutto negli incroci con i parcheggi come questo in cui le macchine vanno a retro. Ora incrociamo la strada che da Nuvolera porta a Mazzano, andremo a collegarci sulla ciclabile che abbiamo preso all'inizio passeggiata qui a sinistra, e questa strada qui ci porta direttamente sulla Gavardina. Siamo arrivati. Ok, abbiamo terminato il giro. Volevo farti vedere a te, Romu, che te ne intendi di pane e salame, l'area in cui puoi fermarti a fare una piccola merendina. Questa è la zona. Purtroppo è un po' influenzata dalla tangenziale che passa a fianco. C'è da dire che la domenica pomeriggio magari non c'è tutto questo via vai,
Quindi riassumendo, arrivi al bricoman direzzato, parcheggi lì la macchina, tiri giù le bici e poi trovi l'imbocco per percorrere la famosa gabardina. Vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!